Noi abbiamo, io almeno con mia moglie abbiamo avuto la grande fortuna di conoscere suo cugino e in un primo momento molto un po' scettico perché io sono molto anziano, sono vecchio e molto scettico, però successivamente ci siamo aperti e ci siamo dati del tu e insomma ho avuto dei regali, delle situazioni formidabili da parte sua e abbiamo assistito a degli avvenimenti a casa sua molto particolari e poi ci ha dato le telefonate sue erano di una profondità e importanza che ti trasformavano la vita, trasformavano tutto, guardi, e si vede che poi sono stato abbastanza con lui, ho avuto una forma di correzione perché lui capiva un pochino tutte le persone e ci siamo dati un giorno, mi ha detto diamoci del tu e allora da quel momento è scattata una cosa che sono avvenuti tanti di quegli avvenimenti condivisi con lui che ancora adesso quando me li ricordo, insomma cerco di portare aiuto agli altri in questo senso. Ma io ho due quadri del dottor Roll, due quadri. Suoi che uno me l'aveva venduto, l'altro me l'aveva dato per regalo e insomma sono delle cose. Poi degli avvenimenti particolari che sono accaduti anni fa, quando ancora lui era in vita, al quale noi ci rivolgevamo sempre per avere delle informazioni, sa, quando uno doveva andare in ospedale c'era solo il dottor Gustavo, c'era solo Gustavo che poteva risolvere la persona e lui non solo dava le informazioni, ma ti diceva anche quel che era successo una settimana prima a te, diceva hai fatto bene quell'azione lì, se mia moglie aveva un'erboristeria in corso Racconigi e in questa erboristeria, insomma, mi ricordo che un giorno è arrivato lì questo suo cugino per comprare una medicina, un prodotto omeopatico per una signora, una ragazza di 36 anni aveva un brutto male. Si chiamava Liliana, Liliana Merlo. E mia moglie, quando sono arrivato per prendere, perché alle 7:30 chiudevamo negozio, mi dice: ma sai chi è questo signore? Ecco la prima volta che abbiamo incontrato là. Questo è il dottor Roll. E io avevo la mia borsa in mano, ma non conoscevo nulla. Lui mi guarda un po' e fa: lei è un po' scettico, ma dobbiamo fare un esperimento. Adesso lo facciamo subito. In quel momento non era più entrato, in generale c'era sempre un po' di affluenza, ma non è più entrato nessuno. Nel negozio mi ricordo che ero in piedi e lui si era seduto e mi fa: pensi un numero di tre cifre. E no, prima mi fa: prenda un foglio, si faccia dare un foglio da sua moglie. Mia moglie aveva un block notice di quei fogli grandi sulla cassa. Strappi il foglio e lo pieghi in quattro, io lo metto in tasca, io ho l'abitudine di metterlo nelle tasche interne della giacca, l'ho piegato in quattro, bianco, poi pensi il numero di tre cifre, io ho pensato il numero di tre cifre, lui prende un crayon, aveva un crayon sempre d'oro, sembrava d'oro in tasca, e prende sto crayon e con un gesto della mano destra fa un gesto come un circolo e fa un segno. E poi mi dice: che numero ha pensato? Io ho detto: ho pensato il 331. Guardi un po' sul suo foglio. Io prendo il mio foglio, porca miseria, c'era sto cerchio con 331 sopra. E mi fa: sa, venga qua, venga qua. E mi ha fatto la dedica sotto, mi ha fatto proprietà del signor. Fa un giorno sarà molto prezioso. Io l'ho inquadrato nel mio ufficio qui, è ancora qui con questa situazione fa e mi diceva: l'ho fatto io, l'ha fatto lei o l'ha fatto qualcun altro? Ecco il dubbio che portava Gustavo alle persone, sempre dire: guarda che c'è una persona, lui si definiva, mi pare, la gronda, la grondaia, perché insomma avvenivano delle cose tramite lui, che lui dice: ma io non ne sento, non sento, arrivano, perché si vede che era aveva quello sto spirito operante, intelligente, formidabile. Mia moglie mi aveva dato questo foglio, lo pieghi in quattro, un foglio di quei grandi, ma ce l'ho qui incorniciato. Io avevo il foglio, lui me l'ha fatto piegare
bianco in quattro parti e in tasca, e lui era lontano da me, direi 4-5 metri, era seduto su una sedia dietro nel retro e io ero vicino al banco, perciò ero proprio staccato da lui. Un giorno io portavo i ragazzi che andavano a scuola ancora alla Salle, parliamo del 1988-89, con Gustavo ci davamo ancora del lei, e molto riservato, perché non si poteva accedere sempre a lui, perché era molto riservato. E un giorno mentre aspetto i ragazzi sotto casa, nella macchina passa un barbone sotto la pioveva, e questo barbone aveva solo la giacca e aveva un fazzoletto bianco che pendeva da una tasca laterale destra. Io lo guardo e dico: ma poverino, io sulla macchina, io ho mai fatto l'elemosina, mai mi ricordo questo fatto. Guardo sul portafoglio, pensi che avevo 50.000 lire, 50.000 lire di una volta, 50.000 lire, ed era una cosa, una somma grande sotto, anche per me, e sta di fatto che io sono sceso dalla macchina con quelle 50.000 lire, sono andato dietro quel barbone e gliel'ho messo nella tasca destra col dito, sono andato, e lui non si è girato indietro. Io sono ritornato sulla macchina, e poi guardavo quel barbone e poi ho detto: oh, ma che stupido sono stato, io gli ho messo quella fa, adesso quello lì tira fuori quel fazzoletto bianco dalla tasca e le mie 50, ma faccio sempre delle cose, cioè mi sono rimproverato questo gesto, me lo sono proprio rimproverato. Poi è passato tutto, passa una settimana o 10 giorni, e un signore sotto casa mia, si chiamava Emilio Alessio, era malato di diabete, era portavano all'ospedale, lui mi fa: chiedi pure al dottor Roll se per caso mi tagliano la gamba. E io gli ho detto: oh, adesso glielo chiedo, lui sa tutto. E quel mattino da casa verso le 10 telefono e ho la fortuna, perché la fortuna di trovare la dottoressa, fa: io passo subito. È passato: dottore, scusi, c'è un mio carissimo amico che ha il diabete, gli devono tagliare la gamba, non sa, cosa ne dice lei? E lui mi dice: ma cosa ne so io se tagliano la gamba, non lo tagliano, comincia il discorso che lui fa. No, guardi, la gamba non le tagliano, però voglio dirle una cosa, bella quell'azione che lei ha fatto quel venerdì mattina sotto casa sua. E quello era la risposta che mi faceva venire, perché lui a distanza di 10 giorni mi diceva: bello, e si ricordi, mi ha detto, si ricordi che il Signore la ricompenserà 7, poi si ferma un momento, 70, no, 700 volte, e se lei capisce questa forma di chiamiamo così, di disponibilità verso il prossimo, lei trova questa cosa che verrà ricompensato continuamente. E allora, e aveva tutte le ragioni. C'è un'infinità di questi piccoli fatti che sono accaduti anche a casa sua, con delle forme così forti. Poi un giorno persino mi ha telefonato in ufficio, era di febbraio, mi fa: tu lavori nell'immobiliare? Ho detto: sì, lavoro nell'immobiliare, perché è uno studio tecnico, il mio è uno studio tecnico dal 72, adesso c'è i figlioli che sono… E mi dice: voglio darti una notizia, era febbraio, entro giugno gli alloggi aumenteranno del 30%. Io l'avevo preso però perché il ROL… quando parlavo Gustavo era legge, e effettivamente quella volta lì sono andati su le cose, ma guarda, se uno avesse fatto, ma so che interveniva nell'ospedale. Liliana Merlo, quella ragazza che era venuto Gustavo nel nostro negozio per comprare questa medicina, la vigilia del Madonna d'Agosto, questa ragazza era entrata un po' in coma. Questa ragazza abitava in via Fres, da papà e mamma, noi li conoscevamo molto bene, e un giorno ci hanno detto: venite a casa perché Liliana sta male. Noi andiamo a casa sua,
a casa di questa ragazza che era a letto, era quasi in coma. Ed era la vigilia di agosto, di Madonna d'agosto, 14 agosto. Questa ragazza, noi eravamo al quarto piano con papà e mamma e io e mia moglie, e la Liliana stesa nel letto perché il camera tiene il cucinino, una casa piccola. E il dottor, la Caterina Merlo, che è la mamma di Liliana, ha detto: ma mi chiama e fa: ma guarda che ho telefonato anche Gustavo, se può venire anche lui. E lui è arrivato un quarto alle 3 del pomeriggio, e noi eravamo lì, perciò eravamo lì mentre assistavamo a sta Liliana, che è un brutto male, aveva 37 anni. Arriva Gustavo e la mamma fa: Gustavo, senti, sta Liliana, cosa ne dici? Cosa fa? Lui fa: aspetta un momento. Si siede vicino a sto lettino di una piazza, nella camera lì da letto, e non so se lei lo sa, Gustavo aveva vicino un suo, chiamiamo così, un suo angelo, il teologo, padre Martina. Ecco, sto padre Martina, noi eravamo lì nella casa del Merlo e lui si è messo vicino al letto della Liliana e comincia a fare. Ecco, padre Martina, forte, padre Martina, padre Martina. E poi sentiamo che dice: eccolo, ecco, eccolo. E noi ci siamo affacciati alla porta che va in camera da letto. E noi non vedevamo nulla. Lui fa: eccolo, eccolo, allora o la prendi, o la prendi, o la fai star, fai, la fai star bene, o prendi o fai star bene. Allora noi vediamo che lui è rimasto, è lì che guarda la Liliana, poi si gira verso di noi che eravamo alla porta e chiama Caterina, che era la mamma, e dice: guarda tua figlia. E noi abbiamo assistito tutto. La Liliana, che era stesa nel letto, dove c'era la testa sul cuscino, lei vedeva una. Come non vedere le luci al neon, quelle luci forti, forti, che le tornavano tutta la testa. Fa: vedi, questa è l'aura di tua figlia. Un'aura bellissima, cioè è come fosse era un bianco che dava sul giallognolo, non è che fosse nebbia, non riuscivo a vederlo, tanto era forte la luce di questa testolina. Ci abbiamo visto tutti, io, Merlo, mia moglie e Caterina, eravamo in quattro, solo in quattro. E questo l'abbiamo visto, padre Martina no, però lui parlava insieme. E poi, mentre siamo lì, lui ha detto: Caterina, vedi, questa è l'aura di tua figlia. E allora noi siamo andati lì e la Liliana, che era lì in coma, apre gli occhi e fa: mamma, ho fame. E noi: che bello, ma che bello, voglio la pizza. Lei pensi un po' che io e mia moglie abbiamo dovuto, il 14 di agosto, siamo andati in giro, che erano le 3 del pomeriggio, perciò è difficilissimo volevamo trovare un pezzo di pizza da portare a sta ragazza, e l'abbiamo trovata poi in Corso Mediterraneo, in un ristorante che stava quasi chiudendo perché erano quasi le 4 quel pomeriggio. L'abbiamo portata la pizza, ma avvenimenti adesso è difficile ricordarli con una precisione matematica, ma le dico, sono cose che sono successe a noi, molto, molto belle, molto belle, molto belle. Poi mettevano in risalto questo personaggio che aveva dei doni, ecco, direi doni soprannaturali, e li usava molto bene, perché con chiunque parlava portava aiuto, portava sempre un forte aiuto. Sa, quando mi aprono il rubinetto di Rolli, io parlerei fino a domani mattina con fatti e avvenimenti che sono capitati e che hanno cambiato la vita a noi, e hanno cambiato la vita anche a tante altre persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Gustavo si è mai sbagliato, mai, mai, mai sbagliato. Mai sbagliato. Io l'ho conosciuto
una sera di settembre del 1987. Dunque, c'è stato questo incontro per via di questa amicizia comune che era Liliana, che noi eravamo molto amici di Liliana, sapevamo, e lui è entrato lì, ma per noi è sconosciuto. Dico, non parliamo poi di cose che sono successe, avvenimenti, cambiamenti, di cose che li chiamava esperimenti.